Ciao a tutti amici di SpeakerWeb, siamo qui a Malé, siamo qui in compagnia di Serena della Guida Vacanze che ci guiderà in questa visita di varie soluzioni immobiliari nei dintorni. Ciao Serena. Ciao, ciao a tutti, siamo qui appunto a Malé per visitare alcune soluzioni immobiliari. Qui siamo a Villa Dario e adesso entreremo e ci accoglie il proprietario Alessandro e visiteremo appunto un bilocale, una mansarda molto caratteristica. Perfetto, allora andiamo. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ecco, adesso allora andiamo a vedere, andiamo su che vi faccio vedere gli appartamenti, in particolare la mansarda molto caratteristica e l'altro appartamento bilocale. Vediamo insieme. Perfetto, andiamolo. Eccoci qui, siamo giunti nella mansarda, come ci diceva il signor Alessandro, a cui chiediamo subito di spiegare quali sono le caratteristiche di questa soluzione immobiliare. Sì, buongiorno, premetto che anche noi proprietari viviamo in questa casa, è una casa molto antica e l'abbiamo ristrutturata anche inserendo dei mobili antichi per dare più carattere e quindi riprendere la tradizione storica. Dalla mansarda si ha un bellissimo affaccio sulla Val di Sole, molto ampio e ha la caratteristica quindi del legno al soffitto, è ben articolata con due camere da letto. Adesso vi posso mostrare tutto quanto. Perfetto, grazie. Allora vediamo subito. Ecco, questo è il soggiorno cucina, un ambiente molto grande con l'angolo cottura appena ristrutturato. C'è poi il tavolo di fronte alla finestra che si affaccia sulla Val di Sole, che è un bellissimo punto di vista. E poi c'è il soggiorno con divani dove si può guardare la televisione e ci sono anche eventualmente due posti letto aggiunti, quindi oltre ai quattro previsti nelle due camere da letto. Si può poi spostarci nelle camere da letto attraverso un disimpegno su cui si affaccia anche il bagno, è un bagno con finestra a tetto e dotato di doccia. Le due camere da letto hanno ciascuna due letti singoli, una più grande e una un pochino più piccola, comunque all'occorrenza, secondo le necessità degli ospiti, si possono anche unire. Ecco signor Alessandro, dalla caratteristica mansarda adesso siamo in questo appartamento bilocale, giusto? Sì, esatto, qui siamo nel grande soggiorno cucina, dove ci sono i due letti aggiunti, oltre ai due della camera da letto, che sono quindi usufruibili sia come letti abbattibili da parete oppure nel divano letto e poltrona letto. Poi ci possiamo spostare attraverso il disimpegno nella camera da letto matrimoniale, piuttosto grande e luminosa. Sul disimpegno troviamo anche il bagno, anch'esso abbastanza grande, dotato di doccia. Signor Alessandro, qui all'esterno vedo un bellissimo giardino, ma è a disposizione anche dei clienti? Sì, certamente a disposizione anche dei nostri clienti, anzi mettiamo fuori delle sedie sdraio e molti si mettono a prendere il sole, a leggere il giornale. Abbiamo anche un tavolo dove possono pranzare, una sorta di picnic. Dietro il masetto poi abbiamo una zona che è adibita a parcheggio auto, ce ne stanno diverse, quindi i nostri clienti possono parcheggiare qui l'auto in maniera sicura. Alessandro, grazie della visita ai suoi appartamenti, sono veramente belli e sicuramente ai nostri utenti saranno piaciuti. Grazie a voi, sono molto contento della vostra visita e conto sul fatto che attraverso la vostra web TV possano arrivare molti clienti e sono certo rimarranno soddisfatti. Perfetto, grazie, arrivederci. Ecco Serena, ci siamo spostati qui a Di Maro, adesso cosa ci farai vedere? Adesso vediamo una struttura un po' diversa, è un piccolo agriturismo con diverse soluzioni immobiliari, diversi appartamenti. In particolare ne vedremo uno che è un trilocale a quattro posti letto. Perfetto, allora andiamo subito a vederlo. Andiamo. Allora, nell'appartamento, come dicevo, quattro posti letto, ci sono due camere matrimoniali che possono anche essere con letti divisi, un bagno con la doccia e la lavatrice e una cucina con un divano letto eventualmente per bambini e una cucina molto luminosa e spaziosa con tutte le comodità, la televisione e un grande tavolo da pranzo.